Attiva l'audio. È attivato. Ciao a tutti ragazzi. Buon salve. Allora, come da titolo andiamo a spulciarci la 3.1 finalmente. Vediamo cos'è cambiato. Già sappiamo che ci hanno tolto qualche nave che avevamo già preso, però c'è una cosina carina che cominciamo subito a fare. Non so quanto è profonda, mi dicono che non è un granché. Eccola qua. C'è la creazione del PG. Che questa lo eviterei, non tanto per il colore, ma c'ha due labbra che Dio buono, è una cosa allucinante. Allora, intanto facciamo, cerchiamo di farlo magari un po' più simile a me. Sì, politically correct. Però, direi, o così, così direi, faccia, allora. Ah, non è che c'è tantissima scelta, infatti. C'è 9 cose. Faccia felice che c'è. Mamma, questo è un alieno. Te che faccia fatto, così non facciamo uguale. Però il volume è altissimo. La prima, mi pare. Mi invito a farla prima anch'io. C'è barbe e quant'altro? Voglio il barbone. Mi sa da no. Che inculata. Smoltare i capelli. O faccio lui o lui. Sembra quello un po' più serioso, forse. È che essendo nel futuro non c'è più la barba. Perché? Perché la barba andrà a scomparire. Vitalità, sta cosa. È inutilizzata dall'umano. Ho capito, ma da secoli poi c'è ancora.
Non a caso io non ce l'ho, perché sono il più evoluto. 7, certo. Assolutamente sì. Capelli uno peggio dell'altro. E Elvis. Sai, ne vuole l'uno. Classico, stupido. Sono rimasto un po' male. Sciapa come ancora un po' basilare, no, un po' tanto basilare. Questa è circa cosa, forse troppo chiaro, diciamo così. Quella è la prima iterazione, suppongo. Eccolo qua, tipo verde scuro. Cazzi. Ok, contact list, andiamo nel nostro cipher, lo invito al party. Punto il tasto giusto, sì. Party create, credo di sì. Allora, innanzitutto l'audio dovrà spassare. Intorno al 45 circa per cento, tranne la musica un po' più bassa che scassa la minchia. E dai, ok. Foreigner phone, bla bla bla. Ok, grafica ragazzi, la lascio per adesso così. Ah, aspetta, no, motion blur vado a togliere, se ogni volta vomito il male. Vertical sync, so che ce n'avevi bisogno. Full screen window, no. Lasciale così. I tasti immagino avranno ricambiati un'altra volta, no, ci avranno lasciato un attimo di tregua, vero? Non c'ho idea, perché non ho lavorato col pad. Cioè, ho ripremuto Universe e c'è un'altra volta la creazione del personaggio? Più. Forse ho sbagliato, prima l'ho rifiutato. L'hai salvato. Adesso comunque so cosa devo fare. Era questo? No, non mi piace. Più o meno. Questo così. Ah, certo, ho fatto lì save. Ok. Hangar, Spaceport, Crusader, giusto? Yep. Region Best. Vado. Yep. Caricamento pare che è accelerato parecchio, ce l'abbiamo su SSD entrambi, ma prima anche nonostante era con l'SSD era veramente lungo. Vedi quanto è grossa la reclaimer? No, questa qui non è la reclaimer. Ah, qua lì, minchia, l'ho vista! Ne sa che... ah, non c'è il cursore, non ve la posso dare. Quella in basso a destra, ragazzi, vanno a prendere l'intero pad, quella... è una nave atomica che hanno aggiunto. Vediamo se riusciamo a ciularla, tra virgolette, a qualcuno. Se qualcuno ce la presta o ce la fa provare, cerchiamo da spulciare cosa hanno messo di nuovo. Cosa hanno messo di nuovo, Cypher? Dici un po' cosa dovrebbero essere le novità. Ma diverse cosine, innanzitutto, vabbè, a parte la customizzazione del personaggio, che vabbè, quella che è. Adesso possiamo in teoria sloggare in una stazione e riloggare in quella, quindi la nostra entità diventa persistente. Poi hanno aggiunto cosine del tipo che i player possono mettere dei beacons di servizio con delle missioni, quindi per ora uno può decidere di chiamare altri player e fare un contratto di assistenza magari al combattimento o al trasporto personale, quindi uno viene portato fisicamente nella nave di un altro da qualche parte. E oh mio dio, 42 frame al secondo.
Io sono 47. Sono 60, cioè miracolo. Però mi ha in automatico riteletrasportato nel letto. Non so se ho cliccato qualcosa, non lo devo cliccare. Adesso è così. Quindi possiamo. Allargava la visuale in terza persona? Non c'era, lo so. Mi ricordo. C'era. Sensibilità del mouse è a dir poco eccessiva. Io adesso non so se la mia ancora non sono a caso. Sì, un po' eccessiva, però gira bene. Mouse sensitivity curve. Dove sta? Su game setting. Controls. Su controls. Non ci vuoi di installare gesto tutto. No, basta che togli la prima e te mette in automatico pure sotto. Ma c'è un foot, flight e quant'altro. Un foot, quello che serve. Ma che nave. Ah, perché c'è proprio la curva. E adesso è super lentissimo, ok. Fa 0,90. Quindi non la metti a 50 perché diventa... No, io di solito vado molto basso, cioè già di mio. Mouse acceleration, ecco. Assolutamente no. 70 è il numero giusto. Io sto a 90, non ci trovo recentemente, però c'ho il DPI sul mouse veramente a terra. Sì, ma infatti me lo gestisco, lo svanzo me lo gestisco col mouse. Allora, hanno messo la reputazione che cresce se combattiamo contro i pirati AI. Ok. Ecco, adesso sono droppato 27 frame al secondo, quindi tutto prende senso. Ah, con F4 era la visuale in terza persona. Non mi ricordo, c'era una visuale proprio, potevo guardarmi intorno senza girarmi, ma non mi ricordo qual era. Ci abbiamo anche navi nuove, tra cui appunto la Reclaimer, che è quella giga enorme, la Razor, che è la concorrente, che sembra tipo una Formula 1 spaziale, e altre due o tre navine. Ah, mi sa Razor. Sì. È carina quella. La Razor. È il rasoio, in effetti, a vederlo proprio. Allora, vediamo un po' che navi c'ho. Aurora, infatti. Ah, solo. Ma il mouse è qualcosa di improponibile, aspetta. È una velocità atomica. Ma, però solamente quando premi la F è tremenda, vabbè. Devo fare claim, vero? Sì. Sì, e te scala i soldi, Ma perché mi scala i soldi? Scusa, questa nave già ce l'ho. Se fai claim, no. È sparsa in giro per lo spazio. Di fare trim. Ah, ecco, Perché mi dà la Drake Cutlass come destinazione per comprare per fare trading e poi non ce l'ho? Ah, landing pad B05, ok. Questo è un piccolo bug. Sul monitor del trading c'ho la Cutlass. Ah, sì? Ma non la posso usare nel coso. Vediamo un po'. Anch'io c'ho la Cutlass. Non è che c'è. Ah no, se no ti poteva fare il retriever. E c'ho veramente i soldi giusti per. Thanks. Hi. Gli abiti. Adesso sono cambiate un po' le armature o quant'altro. Adesso bisogna capire. Ah, le armi, intanto le armi. Le armi, vediamo, sono le stesse, ragazzi. Non è Devastator, tutto quanto. Vediamo se hanno una descrizione un po' più. That's a nice fit. Tutto qua. Sul reparto armi non è cambiato nulla, sulle armature avevano fatto tanto l'altra volta, quindi immagino che sia rimasto tutto esattamente com'è. Infatti è completamente identico.
carino che hanno fatto la possibilità già dall'altra l'altra versione che puoi prenderti magari il torso in un modo, le gambe in un altro, il casco in un altro ancora, quindi tu lo personalizzi un po' come vuoi, anche perché va a cambiare tanto il peso, il casco invece va a limitare tanto la visibilità, quindi magari te vuoi avere tanta visibilità ma non te ne frega niente di poter correre tantissimo, allora ti vesti tutto pesante ma con l'elmo bello aperto come ho fatto io. Io da quello che ho visto la situazione per come giocavo io meglio era la media, un'armatura media con casco leggero, così c'avevo una buona resistenza anche a terra, decente, però riuscivo a muovermi in maniera abbastanza buona vedendo sempre bene, quindi era una bella via di mezzo, ecco. E la B, io mi sono scordato dove c'ho la nave, mi pare B05 mi hanno detto, io non so che andiamo a fare, sono missioni, c'è qualcosa di nuovo? Missioni non credo ce ne siano, guarda sul Mobidas, vado un attimo all'esterno, giro per adesso qui dentro a dai c'ha di spazi assurdi, tipo da 15 a 40 poi 14 poi 60, cioè io c'ho un freeze continuo che vedi intanto frizzano, questo credo sia proprio determinato dal server. No, ogni tanto, cioè ogni 3 secondi. Anch'io. Spero che allontanandoci può cambiare qualcosa. Ecco qua, il nostro bagarozzo spaziale, la nostra Fiat Punto. E la Panda. La Panda, scusa. Adesso facciamo la pubblicità, poi mandare la pubblicità della Panda spaziale. E io devo prendere l'immagine, devo scaricarmi l'immagine. Questo serve un po' ghiottoso. Poi magari proviamo. Ok, siamo a bordo. Vediamo il Mobiglass. Allora, il Mobiglass hanno fatto più chiaro. Tutta una bella linea sotto, senza più cagate. Ok, da qui per andarsi a cambiare vestiti. Anche se mi sta fuori schermo. Ok, armature. Ah, che poi l'armatura, ragazzi, va anche a determinare quanto roba vi potete portare addosso. Quindi, pistole e quant'altro. Ah, super notizie, Cypher. Ho la testa. Attenzione. Che esatto, che voi non, giustamente chi è che live non lo sapeva. Sulla vecchia versione, cambiandomi quant'altro, mi si è buggato il personaggio, mi è andata via la testa. Ero quindi, non c'avevo niente. E potevo giocare tutto normalissimo, e però anche se cambiavo server, provato a ristallare tutto, ero senza testa proprio, ero salvato così. Ero l'uomo senza testa. Meglio di chi è rimasto con un pallino azzurro. Ok, io non so che cazzo ho combinato. Le missioni, quali sono? Cos'è sto 100, 100, 100? Ah, beh, sweet. Ah, carino. C'è le statistiche della tuta. Questo? Ecco qua. Questo è il giornale di bordo. Tutto quanto quello che è successo. Bla bla. La mappa. Vado a vedere. Cos'è questo? Shipport equipment. Cryasto repair stock. Ok. Ah, è questo qui. Dove... Perché mi sta fuori schermo? Fastidio. C'è una missione di consegna, una di, non saprei, remove service needed, bisogna andare a cattare messa dei pezzi da qualche parte, poi c'è mercenario, quindi andare a spaccare la testa a qualche pirata, immagino. Investigativi ce ne sono 3-4, che è quelle famose che c'erano anche l'altra volta, quindi bisogna riprendere i dati da una nave o ritrovare l'equipaggio smarrito, bla 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 bla. Quella della Lost in Space, c'è una Starfarer abbandonata, non lo so. Cioè, vedi, generali personali accettate.
la storia e i beacons. Hanno proprio fatto la suddivisione. E poi fa il create beacons, eccola qua. Ti costa. Quanto costa? Press Combat Assistance Personal Transport. Tipo faccio. Ah, pure la destinazione puoi scegliere. Qualsiasi reputazione. E posso scegliere il pagamento. Ah, carino. Puoi proprio farla completamente tu. Sì, sì, sì. Quindi non c'è un prezzo predeterminato per farti venire a prendere, ad esempio, di Cine. Giusto. Lo proviamo anche perché... Ah, sì. Che poi potrebbe essere un modo anche scambiarsi moneta tra di noi, visto che ancora non si può fare. Quello. Venga a prendere, te porto, consegnato. E eccola lì, è arrivata. Chi? È arrivata la supernave atomica, la fotonica. Ah, aspetta, arrivo io. Flight ready. Sì, io continuo a premere Windows. L'abitudine. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Dai, decolla. Take off. Decolla. Sì. La chat era F11. Non mi ricordo nessuno. No, F11 contatti. 10. 9. 8, 7, 6, 5. No. Guardate, ma che grossa sta nave. Infatti c'è un altro ragazzo che si sta studiando la nave. È qualcosa di enorme. Magari da qui non rende l'idea, ma... Quante ciccia. Si è attivata la fisica. C'è luce? Sì. Ecco, guardate ragazzi quanto è piccolo il pupino che ho qui davanti. È minuscolo. Adesso provo ad atterrare. Cioè, siamo bassi, non preoccupatevi. Siamo atterrati. Warning! You are blocking an active flight lane. Please vacate the vicinity. Vado via. Mi è arrivata subito la... Fatto. Mi è arrivata subito la richiesta da Port Olisar dicendomi che stavo occupando una piattaforma che non era disegnata a me. E quindi mi stavano dando la cinghia, infatti in alta a destra c'era un mezzo di cercandoli. Ah, c'era un altro in volo. Non mi ricordo se sia su Landing gear raised. Ma questi come fanno a averci hanno comprata già? Suppongo di sì. Quanti miliardi hanno speso? Guarda che massiccia. Immagina questi quanto stanno smadonnando che per fare qualsiasi cosa si trovano 2000 persone intorno e se la guardano. E c'è una cosa scatta tantissimo sul server. È una roba enorme. È qualcosa di... ingiustificato. È veramente... stupenda. Mi piace che la forma poteva essere meglio, però è massiccia bestia. La vorrei vedere con motori tirati su che ancora no. Guarda quanto è piccola la fredenza di sopra. Sì. Sembra un... no, non ci si rende conto di quanto è grande in realtà da video così. E la fredenza è una signora, cioè, non c'è un paragone, cioè io mi posso avvicinare ragazzi, ma... scusa, non volevo totale. Perché mi è venuto fredenza, ha deciso di venirmi addosso. Io sono andato addosso con la bestia enorme. Siamo ancora interi.
Your hydrogen fuel is low. È cambiato qualcosa? Innanzitutto vedo già IR e M. Penso ci siano delle missioni elettromagnetiche o quant'altro, quindi forse la navigazione stealth funziona ora. Dici? Dico forse. Vabbè, proviamo. Non so, che andiamo a fare? Sì, scoprivo come si apriva la chat e chiedevo a simpatico Minu qui che poi ce la fa un tour della... Con invio. Con invio. È che non la vedo comparire. Eh no, come sapeva la chat quella la finestra. Perché 11 è contatti. Esatto. Che ne è 10, ma. La console. Il carburante io no, da dove lo vedo il carburante? Vediamo così, stealth. Vedi, è ok. Allora, quello che ti rimane attivo, combat assist detected. E questo è combat assist, payment for service. Un UAC per minuto. La missione è qualcuno che richiede assistenza. Sì, è un beacon. Ovviamente facendo lo stealth crolla le emissioni elettromagnetiche e poi c'è quelle infrarosse, credo, le IR. E le infrarosse si abbassano di poco, perché tanto è una certa visibilità comunque ce l'hai, la temperatura, un calore ce l'hai. Però la parte elettromagnetica, il campo elettromagnetico viene ridotto all'osso. Quindi la mia emissione adesso è 1600. Se vado a ritogliere la modalità stealth, un po'. Mi sa che non trovo si cosa. Non è così. Bam, ok. A posto di 3000 passa di base, poi probabilmente andando a accelerare contatto. Quel boost aumenta di R. È abbastanza fatto bene. Dopo vediamo se funziona, però. Ok, vediamo se targeting. Ah, per targetare R con la R, con la T, con la U. Con la U, cioè, ok. Però non chat so F12, ma non me apre. Ciò. Con U posso switchare, però non mi dà più i nomi del giocatore. Questo immagino sei tu. Io non so dove cazzo sei. C'è un'ala danneggiata, sì. Ah, se ti guardo c'è. Mi hanno fatto il pelo. Ho sentito un rumore fortissimo dietro. Ha un po' di stare, frate? Un F12? Ma è F12 fa fare un cazzo di vita. Vero? La rubrica qual era? Chiedo troppo, vero? Decisamente. Con X e il boost. Con Z forse. No? Non mi ricordo un sacco di cose, ma veramente tanto. Selezioniamo la missione e andiamo o a far quella e chissà se essendo un party finalmente la missione ce la fa insieme. Dubito fortemente, però tentare la nuoce. Dovrei vedere missione, seleziona una, quale prendo? Va quella che vuoi. Se non c'è da... da combattere, preferibilmente meglio. Ah, investigation, c'è solamente. Personal, delivery, investigation, mercenario. Allora, delivery.
c'è procurement, ok, una freelancer esplosa con qualcosa di valore a bordo, paga 230, paga un cazzo. Aspetta, prendiamo questa qui e paga un po' di più. Una staffarer esplosa con qualcosa di valore a bordo. I Nova Riders pagano per avere per avere quella scatola proprio di preciso, voglio un po' più quella. Mi aspetto che... No, se le scatole non le possiamo fare. Ah, ok. Deliver. You are looking for something to do. This need a gold shipment grabbed from a stash house on Yera and taken to Grimex. Dobbiamo prendere una scatola da Yela e portarla a Grimex. Però anche questo mi dici di no. P-Wanted l'avevamo fatta miliardi di volte, probabilmente tra le più famose. Là c'è bisogno di combattere. Ship data recover, ok. Crew member missing. L'abbiamo fatta questa. Retrieval request, ship data recorder. Contate retrieval. Non saprei, Seth, non vedo missioni nuove. A parte quelle del trasporto, ma noi con questa nave le scatole. Non so se l'hanno messa finalmente poi agganciare la scatola. Non credo. No, non è presente nel change, quindi non credo. Allora no. Allora, P wanted, ok. Near Crusader to look at the... Non te saprei dire. Non capisco perché mi si vede così sminchiato, però. Anche te ti si vede tagliato in alto a sinistra quando apri il log. Vediamo un po'. Io apro il log, dalla nave mi taglia tutta la parte sinistra. Il Mobigas, dici? Sì. No, Mobigas è normale. Io tipo a posto vedo in generale, sì. Io vedo genere, personal ma transport poco. Tiger 9509 richiede per un UEC. Fa farina, non possiamo in realtà trasportarlo però. Uno al minuto però. Da Port Olisar a portare la Grimex. Si paga uno. Qua che tacca la gipa. A uno non faccio niente. Drop off. Any operator, a little extra time. To head to stash house on Daymar. The low rider need gold shipment picked up. E take the somewhere private. Non so, proviamo a fare quella. E vediamo. Non riesco a capire se dobbiamo raccogliere un pacco, ce lo danno direttamente a noi a mano. O è una cassa. Non so cos'è. Qual è? Drop off si chiama, delivery. To personal delivery drop off. Che dici? È gold shipment. E quindi? Penso sia una casa. No, una cassa. Ah. Perché se era te vedi dentro e carichi dallo schermo, carichi il materiale, dovrebbe fare. Giusto? Non penso sia quella. Allora c'è poco. No, l'unica che possiamo fare è... penso l'investigation. Andiamo a fare sta P-Wanted, vedremo se è cambiato qualcosa, ma non credo. Ho selezionato quello. No, di investigation c'è recover ship at record, crew member missing, searching for sprag e retrieval request. Io non la vedo. Sul genere. Ah, sì, ok, è vero. Dai, dimmi una allora. Quella che paga di più è l'ultima, retrieval request, ship at record. Accepted. Tac.
traccata. Vediamo un po' la, la mappa, cos'è? F2, sì. Dobbiamo andare su Neymar, giusto? Non c'ho, non c'ho web. Break site, vedo scritto lì. Non vorrei che sia la missione sbagliata, facciamo due. Andiamo a leggere. Accept. C'è uno due, più wanted la eliminiamo così. Non mi sbaglio. Ok. E la mappa dovrebbe essere questa? Questa? Sì. Ok, sì, a Deimar. Volevo vedere se potevo direttamente averci. Cosa cazzo succede? Ok. Poi già zoom. La mappa l'hanno migliorata, funziona già molto meglio. A me non compare niente, quindi. Ah, te non te l'ha data? No, allora accetto io pure io e via. Sì, sì, accetta anche tu. E niente, no, non posso. Ma forse è già agganciata con track, vediamo un po' se funziona. Allora, da qui. Ecco, Black Side, infatti ho segnato, già posso. Dove vedi Black Side? Ci ho già fatto track in automatico, me la segna 42.000 km. Com'era il jump? Mi sa che vedi, ci ho traghettato direttamente il Black Side e quindi non posso fare il launch. Quindi immagino che sono costretto a far Deimar e vaffanculo. Set as destination, esatto. Adesso dovrebbe funzionare il jump. Per forza targettare il pianeta. Fa il calcolo della roba. In futuro con Quantum Drive abbiamo un GPS che funziona più Top Top. Quel primo Top Top. Quantum Drive is down. Cosa cazzo è successo? Cooldown. E mi ha tolto la Brexite con 129 chilometri da 130 800 quindi è sul pianeta. Sì, 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 è sul pianeta. Quantum Drive is now on. Secondo jump. Vediamo se mi ricordo come cazzo si va sul pianeta. Quantum Drive is down. Cosa fa? Creo, Discord, Brexit, cazzo va. Ecco, 212. C'era un modo per. Ok, Z. Bravo. Cosa? Mi ricordavo qual era il tasto per evitare che. Il green screen mi sta cadendo addosso. Dai, adesso torno subito. Voi non lo vedete, ma c'è il green screen praticamente sulla faccia. Quanto è la velocità massima di sto coso? 3, 3, 40, 50, 60, 70. Più veloce andare a fare. Aiuto, casca tutto. Ferma, ferma green screen, dove vai? Vinco io. Ok.
Posto? Si vede niente? No, posto. Lasciamo andare giù la nave e vado a prendermi una diretta. Allora. Si vede ancora un puntino del green screen che non ci deve stare. E un punto stai? 140 km. 180, ma cazzo hai fatto sparando? E che cazzo? Dovrebbe andare bene, però se ti dico faccio così. Ok, appena toccato l'atmosfera. Ah, quando è che freni te, del solito? Non mi ricordo. 25 pare 30. Assolutamente non mi ricordo. Io vado. Comunque c'è un sacco di turbulenze. La nave si muove un botto, prima non si muoveva così. Vedi quante fiamme. Non so, mi sono attento. 80 km. Hanno fatto gli effetti grafici migliori sul. Sì. La nave sta rallentando. Chissà se poi è lo stesso waypoint soprattutto. Io non ti vedo ancora la radar. 65 km. C'ho 22 km. Io ho due contatti. Qui io no. Non credo. Una Vanguard e un Hornet. Basta che non cagano il cazzo, va tutto bene. Con la panda spaziale non ce l'ho fatto.
Quanto oscilla sta nave? Dai, giù, dai. Ah, le luci non cazzo ce ne volete? No, e non mi ricordo come si faceva. Un po' buio. Strano. Mai una volta entrassi dove fare uno. Però magari dopo proviamo un cambio server, perché questo veramente. Ne proviamo un americano, che abbiamo visto che di solito gli americani sono quelli che reggono meglio. Quasi 5. Contatti? La luce. Non vedo differenza, probabilmente è sotto finale. Sicuro che è un 5, a me non cambia un cazzo. Mi sei sceso. Poi l'avevo cambiato io. Comincio a vedere i contatti sulla zona, sono 5 km. Ovviamente l'avevo bindato io direzionante. Quello che ci sono 2000 contatti ma vedo solamente a te. Perché sono me? Sulla sinistra sul suo peso. Ops! Non volevo! Cos'è successo? Ho sparato un colpo, vai. Vedevo qua i nostri amici. Ah, con 6. Vabbè, frizza se vuoi. Con 5 spegni, con 6 accendi? No, io ho 5. Sta frizzando qualcosa di... Puoi fare 3 secondi senza frizzare? Grazie. Landing complete. Take off complete. Landing complete. Adesso qui c'era, no, power off, ma engine off. Così la nave la lasciamo accesa. E come cazzo si scendeva? Come cazzo usciva da... Ah, con H. Anche effetti particellari ci sono. Ah, mentre non c'abbiamo più le armi, quindi... Magari cerchiamo di fare 2-3 vendite per raccattare un po' di materiale. Però no, a piedi le luci non è 5. Con T, a piedi. Ah, eccolo qua. Ah, cioè, la pistola ce l'abbiamo però. Come si mette via l'arma? Presso un relitto è anche messo fin troppo bene. Con uno. Con uno la tiri fuori. Ah, lo mette via. C. Vuole parlare, se... Vedi, qui ci sono un po' di scatole. Un negro in piedi messo. Non so chi è. Qui si poteva prendere delle scatole che invece noi non possiamo prendere. Che dici? Io vedo un sacco di corpi umani. Vivi o. No, fermi, immobili. Le altre navi che stanno lì? La tipo la Hornet. La Hornet dove si sta accendendo? No.
un sacco di gente dentro. Eccola qui, vedo una scatola. Infatti. Intanto mi sono bloccato, incastrato. Porca vacca. Non mi dico che sono buggato già. Ok, mi sono sbloccato. Scatta tantissimo. Mamma mia. Sarà questa la scatola che dobbiamo prendere. Dobbiamo prendere una scatola. No, cosa dobbiamo fare noi? Qual è l'obiettivo? Vabbè, se il flight recorder. Dentro di una cabina di pilotaggio. Vediamo se l'aggancio posteriore. Non si inginocchiava con quanto vero. Senti questo qui fermo vicino alla scatola, no? No, io so sotto la nave mia. Non riesco neanche più a interagire con la scatola che ho. C'ho su una mano in mano, così, proprio. Io come ce l'ho su? Ci sono tutte le porte interrate. La scatola mi è rimasta appiccicata sulla mano destra. Non posso più dropparla. Mi fa interazione e place. No, non. È sparita. Ah, tieni aperta sta porta per favore, Cristo. Infatti è rimasta fuori. Appena esci con la nave si richiude. Ah, devo fare probabilmente dal controllo principale di tenere la nave aperta. Io guardo, no? La missione mi dice. Accettate, eccola qua. Go to the ok, recover the ship data recorder from the wreckage. Devo prendere la scatola nera praticamente di sto coso e portarla a casa. Te l'hai preso con la scatola in mano? C'avevo una, secondo me c'è una latenza allucinante. Io sono uno con la scatola rossa in mano. No, non ho mai avuto una scatola rossa in mano. Ah, questo è un altro. Eccoli. Infatti è armato e già entra. Però se quello, la scatola nera, noi siamo fottuti. Qui c'è un altro fermo. Secondo me questi fermi sono i cadaveri che ci sono normalmente nelle missioni, ma questo qui non sta considerando la gravità. Esatto, credo anch'io che sono NPC. Questa qui è la nave tua, cioè è accesa? È accesa la mia, sì. Ci sono delle scatole, ma non è. Vedo una scatola, cioè questa. Bagato personaggio, parancione, infiammabile, dice. Può essere scatola. Me la mette in mano e non la tiene con due mani, diciamo. Bagatissimo. Così appoggio, così non per il cazzo, grazie. Senti, tanto forse questa la scatola verde.
Ma io non penso sia una scatola. Per quello di ci sono scatole ovunque. Ma è sparita? Non scattare, dai! Tendo fuori tutte le scatole che trovo. Scatta qualcosa di scritto. Contavo di draw. Troppo tardi? Ci abbiamo messo troppo? Non c'è un tempo. Ha detto contract withdraw. Infatti non ce l'ho più. Ma qui? Mi è scaduta. Ah, allora forse ce n'è una e chi la fa prima? Ah, può essere che si è soffiata quella lì. Quello lì. Poi c'ho mantenimento, maintenance, disposal request, worst materials. Pure skiller technician wanted. Ma io mi sa che c'è da combattere. Security mission update going, we are not positive yet. Going down, ma we have reported incident the past outlaws. Sì, infatti. C'è questa delivery, un'altra. Cargo delivery. Questo magari cargo delivery? No, un cargo, no. Quindi. Niente. Worst material. Add request come for this service with picking up from a few different location will be expected. Proprio il disposto del worst material. Possiamo provare quella ad andare a cattare materiali rotti? Lo facciamo? Ci proviamo, sicuramente sarà delle scatole. Proviamoci. Ok. Track. Mi sa che è sempre qua? No, dov'è? Collection site, eccolo qua. Dov'è? Sarà su Selin, vedo. Fai che sta su Selin? Mi compare sulla mappa, mi compare un quadratino scritto collection site. +2+2. Che me ne compare? Come no? Hai fatto track della missione? Sì. Ah, dovresti vederlo. Si vede male, però si vede. Comunque sto server è allucinante. Proviamone un altro magari. Magari atterriamo da qualche parte di decente. A Selin c'è la base? No. Ah sì, senza motori che sono due. Engines are off. Engines are off. Take off complete. Ah, perché non mi ha accettato, ecco. Ah, ecco perché non ce l'ho più. Perché mi sa che la pia solo una volta. Capito, ma le missioni di squadra non esistono, eh? No. Quindi in caso te segui via. Sarà adesso è sempre più.
Quantum Fuel c'è. Io sono a 5,79. Basta, chiuditi. No, 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 no. Dunque, adesso te mi vedi? Nel radar? No. Sono due collection site, uno è anche su sto pianeta. Guarda dall'altra parte. Perché non vedo gli altri common? Come fa bestia lì questa? Cagata è? Non capisco. Così, no? E basta, chiudimelo sta cazzo del braccialetto. Atmosfera. Sai, ci sono due pianeti dove raccattare la roba. Uno è questo e uno è serio. È ok.
User joined your channel. Ciao Pimo, ciao Cypher. Bene, siamo in live, eh? Ciao a tutta la live. Cosa giocate? Siamo su Star Citizen. Provando la nuova... Ti deve ancora uscire il gioco? Se si azzardassero a fare pure le espansioni, no? Sì, infatti. Ah, ma la gente la comprerebbe. Io sarei tra quelli. Esatto. Arca scende o no? Ah, boh, chi me. Cosa dovete fare? Vermintide. Siamo gli unici che ancora ci giocano. Ho pure fatto la live. Perché se mi desse la distanza, Cristo. Quello che devono sistemare prima di tutto è il sistema di navigazione con dita al culo. Cioè, qua, posso selezionare... Your collection site, posso targetare quello? No, ti inculi! Perché? Quanto è stupida questa cosa, non la capisco. A parte forse è la più facile da sviluppare. Te dove stai andando, Cypher? Io stavo tipo tentando in qualche maniera di andare su una miniera qui a Daimar. Deve fare una vendita. No, è comprare, ma non ci sto riuscendo perché non riesco a... a trovarle, che la mappa pare che fa creare uguale. Mi piacerebbe provare qualcosa. Ma che questa nave qui non si può fare niente. Mi sembra assurdo che però non... a chi nonostante l'ha comprato prima non gli permette di avere delle novità, cioè mettete la possibilità di comprare una nave in qualche modo, possa far cargo o quant'altro, se no è inutile. Io col pandino spaziale posso fare la stessa unica cosa che facevo alla primissima versione dell'alfa. Ma tanto c'è la tecnologia fondamentalmente. Cioè? E queste sono le uniche navi che il carico c'è all'esterno. User joined your channel. Ho capito. Ma visto che posso prendere la... affittare la nave in quei modi, fammela affittare. Se la provo. Quello l'hanno tolto adesso. Appunto, non vedo il senso della cosa. Mi sembra saggia e un cazzo questa idea. Se devo fare un mega viaggio, bottom drive is now on. Bottom drive is now. E quello mi fa incazzare perché 20 frame al secondo di fa. No, no, ma va anche di più a volte, che però sta laggando come è. Sì, ma adesso sono 20. Sarebbe benissimo. Ci butto dentro proprio a cattiveria su... Lascia un side, sto cazzo. User left your channel. Ora va la spacca.
Io non vedo più. Gli interest point sul pianeta. Io ho fatto teleport fuori a Kovalex e poi sono rientrato, allora te lo fa fare. Secondo me Questa sarebbe da cosa. utilizzare anche una volta che sei dentro. Posso capire, magari non fai quantum drive quando sei ancora in atmosfera, ma appena esco dall'atmosfera mi devi dare la possibilità di jumpare dove cazzo voglio. No, che visto che stai scendendo a quel pianeta lì, non puoi usare i jump di quel. Cioè, devo andare dalla parte opposta del pianeta, mi tocca fare il giro a mano. È ridicolo. Stanno facendo tutte cose, carità buone, bla bla, ma una cosa basilare, la navigazione ancora non l'hanno sistemata. Intera ca intero cazzo esplorabile, tutto e per tutto, gravità, tempeste, c'è cioè l'ira di Dio, riparazione della nave, e poi dopo se voglio andare da punto A a punto B è un dito in culo, cioè mi sembra veramente assurda come cosa. Non mi dica che collection set tra l'altra parte mi suicida. Go to my Mentre position ti fa vedere, capito, in culo. Più sicuro sta dalla parte opposta del pianeta. a me va a fare comunque interest point. Wow! Oh! Al botto. Esploso. Però bello che la nave ha perso il controllo. Ci ho provato a fare una virata stretta e la nave è cominciata a flippare. Il problema è che adesso gli unici tre spicci che avevo non ce ne ho più. Perché per ritirare la nave ci vogliono 5.000 sgay. E mi si è buggato l'audio. Un po' si sente. Sto prendendo danno. Ma no, tutto sminchiato. Io farei un cambio di server. Sì, guarda se ne riesci a trovare subito un altro, io te raggiungo. Ah, l'audio è tornato, però ok. Andiamo al menu. Vado su un server americano, magari è un po' più stabile. Cioè sarà un pochino più di latency, ma sti cazzi. E quanto ci User stanno joined your qua? channel. Deixa qua. Saluta Buon live. salve. No, me lo devi dire prima. Cosa stai giocando? Siamo su Star Citizen, stiamo provando la nuova versione. E la risposta è no, ancora non è giocabile. Non te lo volevo fare questa domanda. Ma E ti ho risposto comunque per correttezza. quando, a me mi si è, eccolo qua, mi si è frizzato torna al menu. È stato più difficile tornare al menu. Bella schermata nera adesso. Cioè, Penso hanno che migliorato i caricamenti in entrata, ma hanno peggiorato quelli in uscita. Non ho capito cosa succede. Cioè, un frame secco. Sento dell'audio.
forse sta tornando qualcosa. Hanno messo la personalizzazione del personaggio e basta. Cosa che vi interessava un sacco, Marge. No. Anzi, non sapevo neanche che l'avrebbero mai messo, in realtà. Beh, non potevi non mettere su un gioco del genere. Sì, ci sta, però. Sono tutti cloni. Da tutte cose, magari lo facevi fare... tra virgolette, in game. Non l'avrei messo adesso. Non andavo a implementare adesso. Certamente altri problemi. Lì tanto c'hanno tutti i settori che fanno, ognuno fa il suo lavoro, quando una cosa è pronta la buttano dentro. Che poi personalizzazione, pure qui sarà un mondo di cloni comunque, perché ci sono 6 facce. No, ma dopo le mettono complete. Vero. Anche perché già che non hanno messo le barbe, per me è... no. Cosa hai contro le barbe? Non ho capito. Non ci sono le barbe? Ah, non ci sono le barbe. A me dici cosa c'ho contro le barbe? A me. E quella allora... che c'ho adesso, che non so se vedrai le live, è quella che ho tagliato, così è tagliata. Più corta è così, no. Cioè, ma... l'ultima volta me la sono tagliata a zero perché ho dovuto. Sembrava un bambino di 15 anni, cazzo. Io sono anni che la taglio. Niente, devo crashare il gioco e... infatti c'è un freeze io che entro nel pianeta, andiamo bene. A me mi è rimasto l'effetto del quantum drive attivo. Fico. Mica tanto. Vedo Portolizer come se stessi viaggiando un quantum drive insieme. Ma anche te, Jack, la webcam no, monta lassù. Cocciolare, dici? Sì. Non lo so. Basta togliere una posizione per incastrarlo, il cellulare. Io ho usato un braccio. È che sono figo. Capito. Cioè, talmente poco. La cappella che potrebbe cambiarti IP ogni volta devi andare a riconfigurare. Bello perché... non... gioco mi è tornato, ma non in live. Dai, c'è lo schermo nero. Proviamo un po' a tappare. Eccolo qua. Allora, Crusader, no, USA. Visit location. È inutile che mi integrano le navi se poi non ti permettono di provarle, usarle, provare. Anche perché è un modo per dire, guarda, se ti pista nave, te la compri, potrai fare questo. Se mi mangi sempre col pandino, faccio un cazzo. Mi piaceva infatti l'idea che potevi affittarla la nave. Te la provi una settimana, se ti piace. Se ti piace, potresti anche fare la pazzia, aggiungere un altro po' di soldi e comprartela. Che taglia lì? Aspetteremo l'uscita della versione che ti permette di comprarla in game la nave. Se mai arriverà quella versione. A voi ancora, non è per quest'anno. Squadron 42 e con quale audio? Squadron 42 in realtà, se ci pensi, potrebbe essere già pronto. No. Non lo è, però tendenzialmente che solo per la massimizzazione della grafica e quant'altro, non so quanto tempo ci spenderanno. Però se aspettano un po' da una grafica fantastica diventa obsoleta, se aspettano un altro po'. Ma non è tanto quello, il problema è che fino adesso hanno fatto la prima missione, quindi... sì, però se è stabile, poi da lì in poi, se tanto già c'hanno tutto scritto, i dialoghi e la recitazione credo che già siano belli avanti, perché... no,
sto server qui va a 15 frame e mi porta anche a baciare il culo. E, cioè già è da tanto che fanno i doppiaggi, il motion capture, quindi dovrebbero essere quello abbastanza avanti su quello. Sì, però okay. Appunto dopo di chi crea una missione di vai da B, spara a tizio Cali Sempronio. E ci vuole un botto vorrei... perché non deve essere buggata. Sì, esatto. Ok, riproviamo. Destra, oh. No, USA quindi... sempre. Non si può scegliere un server, no? Tanto così visto che lo lasciano a culo. Ah, non sei già nel party, perfetto. Sì, è rimasto nel party. Sei già nei patti. I patti. Vabbè. Mm. Vedi, nel menu per esempio c'ho 134 frame. Che non è male. Ah, perché non c'è il vertical sync. A cosa serve il vertical sync su Star Citizen, scusa? A me serve. Perché quando mi muovo vedo proprio... penso sia una cosa di sto schermo. Tutti i giochi, se non metto il vertical sync, mi fa lo scattering. Tutti. Anche se lo fa poco, mi dà un sacco, no. Uno è short. E che il vertical sync, se c'è un coso a 60 Hz, te lo manda a 60 frame. E su... Senti, faccio 120, quindi... Cosa lo metto a fare? Non è short, penso. Bene, 9, 26, 25, 28. Era andato a McDonald's. Era short, è andato a McDonald's. Sì, ha defusato la bomba e quello lì non è venuto. Questo è... 26, 19. 22. Un altro. Pompa meglio questo server. Anche qui c'ha i suoi cali netti. Oh, scusa. No, io devo 25 fare. Minuti poi per farlo. Puoi accelerarlo. Jungle. Puoi accelerare il coso, ci mette pochi minuti. Ah, ok, 189, ok. Ah, ok. Gratis e 25 minuti. Con 189 WEC e 3 minuti, 2 minuti e mezzo. Ok, no, così c'ha un senso. I minuti ci sono gli NPC che scelgono i vestiti qui. Gli abiti sono rimasti penso che gli stessi quasi. Ma che abs? Qua se c'è la cosa. Che abs strano. Hi, welcome to the store. C'è la brace. Tu è short, un altro. Ma dove sto adesso? Vi do noia. Che cosa, se volete cambio canale. Per il momento direi di no. Hi, good to have you back. Scarpe. L'abito per me sbatto abbastanza mica. Perché volevo andare a giocare a quello lì, però poi non mi ci stacco più. Cos'è quello lì? Niki Ruku Kukuru. Nino Kuni, cazzo, i giochi non sai come si chiama. Nino Kuni. So, Nino Kuni. Che te Nino Kuni. Cazzo, è famosissimo. Cioè, l'uno ha sbancato, eh? Sì, lo so, ma non mi ricordo mai cui Nino. Cioè, e poi ci ho giocato solo 15 ore. Quindi Kui, ancora. Kui, Nino. Nino. Devo andare a giocare con Cypher cosa? Il mio cosa? Account immagino.
tuo account. Ah sì. Da un pochettino però. Adesso cambi la password. Ci metti Nino Kuni così non ci ricorderà mai. Esatto, un altro market. Bell'idea, bellissima l'idea. Che hai detto di... Non ti stavo ascoltando, scusa, che hai detto? No, niente. Che la password del mio account metterò a Nino Kuni, così non riuscirai mai ad entrare. Come si grullo, come si dice qua in Toscana. Come King of Amular, no? Eh beh. O Chiavari. Chiavari era al top. Certo. Uno è appartamento. Solo e uno è short. Sono diventato 9-4. È rankato? Sì. Quindi è un attimo proprio che ti superi. Cargo delivery, food. È un attimo che mi superi? Eh sì. Sto qua che aspetto, vada. Così posso mancare anch'io magari quel cazzo d'account che non so come faccio a essere ancora a K. Ricordati, operazione basso profilo. Ah! Niente ragazzi, nulla si dimostrare, ancora non è fattibile giocare a questo gioco. Se entri nel mio server magari proviamo a fa... È pieno. È pieno? Yep. Okay. Adesso sto provando... Sto cercando un altro. Vedi? King of Amalur. Magari mi faccio venire a prendere la tenda. In effetti King of Amalur me l'ho scordato, mamma mia. Mi faccio portare, cazzo so, a Grimex, se facciamo un viaggio insieme. Sì, proviamo un attimo i beacon. Vediamo se il beacon funziona. Poi anche se tutta qua. Servirebbe la nave d'opposti. Beh, mi metto sul letto e sti cazzi. Non dovrebbe essere un problema. Mi è comparso un messaggio di Cypher, bla bla bla, no? Pensavo che era... per entrare nel party, invece mi sta switchando nel tuo server. Eh sì, che ancora devo entrarci poi. Esatto, anch'io. Siamo due. E a sto punto dopo ragazzi, dove prendete voi la lives? Andate un po' su CS. Sì, la lives. Eh sì. Non so, te cosa giochi dopo? Io penso che continuassi a fare la fantasy. Quindi me la prendo io su Final Fantasy. È uguale, non cambia niente. Perché te stai ancora giocando a Final Fantasy? Il 15, sì. A rate, ma piccolissime rate. Pensavo che l'avevi finito. Ma con finito? Con quale volume? Perché quando entri in server ci sono delle esplosioni? No? Quanti frame fai qui? Sono a letto, sono a 18. Ok, ho 13, quindi guidi te. Ma io non sono così convinto che vorrei rimanere qua. Ma cazzo è? bisogna se fa i freeze. Cioè, sto server è veramente aberrante. Ho preso del danno. Sono a 15, 14, 12. Tremendo sto server. Cos'è, americano o è preso un europeo? Il best. Un appartamento AVP. Io ho fatto 50. Quello lì. Qui no. No, frizza anche qui. Nonostante è basso, frizza pure. Cerco un altro. Vai che dopo te aggiungo. Quello mio prima non era male, peccato che era pieno. Prima erano stabili, un po' bassi, ma stabili. Mentre questo ci pensa. E sento secondo. Yep. Quasi in kitchen, da quelle parti là. Diffuse.
Ma italiani, eh? Sono andato su un altro americano, sta caricando. Verso short. Te stimo. E provata poi la IPA della Tendence, Jack. Cosa? La IPA della Tendence, l'hai provata? La trovassi, la proverei poi. Ah, non la trovi? Ma che, pubblicizzano la peggio roba e poi non c'è un cazzo. Cioè, ma anche quella lì. Ah, fiotti proprio. Trovo anche quella comunque. Ninja. Anche quella della Poretti, no? Non l'ho bevuta quella della Poretti. Però mi sa che è buona. E muori. Anche quella della Poretti non la trovo. A parte mi importa assai, perché comunque non la comprerei comunque, perché mi basta andare alla coppa e hanno messo tutto una roba di birre artigianali. Quindi un po', cioè, comunque non la comprerei. Però vedi con cosa mi sono lasciato di industriale. Quando è bevo, magari voglio andare un po' di fuori, no? Però magari c'è solo una birra artigianale buona. Allora mi sparo prima una lattina di Fax da mezzo litro. E poi dopo mi bevo. È bloccato tutto. Ecco. No, faccio male? No. La Fax non è male. Poi. Non è male. No, però devi guardare le catene, dovresti trovare sta roba qui, la trovi a All Ocean, Iper Simply, quella catena lì. Non ce l'ho qua. Cioè ce l'ho, ma è lontano, perché qui in Toscana c'è la Coop, così se la comanda proprio, capito? No, anche da qui c'è, però io c'ho varie catene tutte vicine. Infatti quello che vedevo all'Ocean è identico all'Hyper Simply, così via, tutto identico. E mi è arrivata la birra che ho ordinato per il compleanno di Jacopo. E Lale ha preso 11 bottiglie di Blanche e una Blanche che ora me la bevo io perché a lei non piace. Per una Blanche. 11 Blanche per il compleanno. Per il compleanno di Jacopo vogliamo bere. Io ho 3 settimane che non bevo. Mi sono preso la birra. E lei si è presa la Blanche. Cioè, questa altra Blanche che bevo io è in fermentazione. Ci hanno messo le pesche. E in più c'è le spezie. È stranissimo. Ma a me piace. E cioè, non è una birra che te ne bevi. Sai che è super dolciosa, però. No, per niente. È più aspra. Gli ha dato l'aspro della buccia della pesca, capito? Non il dolce della pesca. Sì. So come spiegartelo, sì, sai? No, più o meno ho capito. È più una pesca giovane, diciamo, ancora non matura. Sì, non è che gli ha dato la dolcezza, gli ha dato proprio l'aspro della frutta, invece, capito? Sì. E la pesca ce la senti, ma è strano, non è dolce. Cambia il nome della live, Cypher. Birre IPA. Esatto. Birre da bere. E dove comprarle? Ok, forse ho trovato un server decente. Cazzo! Va lentino, ma sembra abbastanza strano. Serve che è una rubrica IPA fantastica. E io mi sono preso un fustino da 5 litri di Imperial IPA. Con 90 di IBU e 9 gradi e mezzo, cioè mi ci ammazzo. Ok, 20, 18, 243, 1. Okay. Frame bassino, però non vedo freeze. Per ora. Bassino, definisci bassino? Io sto a 18 adesso, 20. Your ship has been delivered to the following landing pad. Vabbè, vengo. Qualche calo, però. No. Ma chi è che sta streamando? Cheaper? Io. Cheaper ci chiama qualcun altro. Che cazzo è? Uppa, me lo bastardo.
Ventrum, cioè, tutte e due da qualche parte. Beh, e addirittura hanno detto c'è Cross God. Ah, è crashato il coso. Cos'è crashato? Il gioco. Ah, beh, bene. Car. Due car. Dai, che c'è un coso. E vabbè, allora non morire. 86. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Take off complete. Nave che sta facendo un cazzo di pare. Bastardo! AWP main. Main. That request is already being granted. Due car. Join friend! Good americano? Sì. Ma cosa sei? Perché non fai? Parti, parti launch received, devo premere join o decline? Join? Ho paura che mi cambi di server. Non sono un server. Ah, ok. Chiedeva se volevo essere partito, insomma. Un event, low. Oh, adesso fa join. Il top sarebbe se ci riusciamo a incontrare un altro pianeta. Perché? Perché se lo fai a Port Olisar secondo me è un casino. Tanto è pubblica la highway. Cosa. Proviamo. Un car. Sì, squeaky. Iniziamo di finché settore 6. Mamma mia. Ambravacci cicocò. Ma però. Fanculo. Dai tastiera. Due siti. Vai, Ben. Pod e main settore D. Ah, sta pronto a accettare la missions. Installarlo, sa.
di ah, creo il beacon, quindi sta appunto cercando. Sta manovrando, ok. Beacons. No beacons al momento. Create beacon. Dico pro headshot. Allora, beacon type, personal transport. Heaven. Destination. Mettiamo... Shubin Mining Facility. Non me lo seleziona. Bountiful Harvest Hydroponics. Ah beh, puoi mettere anche la reputazione. Payment. Un... Madonna puttana, oh. Un credito. Podcast. Fatto. Ok. Accept. Beacon accept. Primo accept. Ah. Ok. Ah, infatti ti vedo adesso, Cypher. Allora, io adesso sto uscendo. Chiedo l'atterraggio. Un site. Ah, sì, dimmi dove atterri. Sono un evento. Immagino che mi dà... Dimmi il pad. Ok, D03. 03, quindi andavo bene. Ah, infatti anche io ti vedo. Tu non ti vedo come primo, ti vedo come iniziator name. Sì. Un cazzo di gomma. C'è rimasto male. Ora non posso riesci. Io adesso non faccio niente. Ok. Voglio vedere se riesci a già entrare. Have a pleasant stay. Oppure ti devo aprire io le porte. Uno è mid, uno è car. Devo scattare il male. Io cane. Qua. Riesci a entrare? Sì. No. No? Dai che esplode, dai che esplode. Faccio l'entership ma non... Mi ricordo dove era il comando. Un lock. Non mi ricordo. Eccolo qua. Open extend. Presto. Così riesce a entrare. No. Ok, aspetta. Ma di che cazzo guardava? Così, in teoria dovrebbe essere un lockato adesso, prova un po'. Ok, provo. Infatti adesso funziona. Ok, drop off, salve. Allora, mi metto nel letto. Dove mi hai detto di andare? Harvest Hydroponics. Quello lì. Esattamente quello lì. E main, uno main, uno quad. Porco andare, del ragazzi. Signore, perché devo bestemmiare a Pasqua? Tanto non me ne fotto un cazzo, c'è porca madonna. Veloce. Uno car. Infatti, faccio quello che posso. Guarda, mettete i carico, l'immagine la puntata da manda space, quindi la manda al finale. Come? Ah, bravo. Su G-Drive sempre. Non posso andare. Dai, Star City. Dici no power per arrivare a Lima. Wanda Space. Troppo bella. Come dice no power? Ah, aspetta, perché sono in modalità stealth, non posso fare il quanto già. Beh, non male, ci mancherebbe. Adesso faccio. Immagino l'ho messa. Adesso vado a prendere. Titan VP. Ce la fai a mettere una direttamente condivisa con l'account mio di Pino?
queste linee proprio personali. Non so, devo sloggare dal mio e prendere il prato, se non mi fa scaricare. Dove è di Dropbox? Quello là. La distanza, ma dice, manco bugazzi. Main, main. Basta fai condividi e fai salto spina. Cioè, veramente. È una macchina da edge. Porca troia. Ok, mi è arrivata l'email, quindi mi è arrivata. Com'era la visuale libera? Con Z. Non la fa. Forse non la posso fare. Sei sul letto? Del letto probabilmente non riesco a farla. La paura mia che... Scommetto che non, della destinazione. Assolutamente sì. Ovviamente. Quante le zampe? Sto cercando di capirlo. Sto cercando di capire dove sono io, dove... Non ci conosciamo, ma ti odio, sappio. Dovrebbe essere su questa sezione qui, quindi dovrebbe essere circa... Diffusa. 234 km. Rimasto all'ombra per terra. La favoletta. E poi entra lo scatto. Main con 10 HP. Sempre su Twitch l'hai messo? No. Eh? Me l'hai condivisa, ma come? Cioè, come si chiama? Non lo vedo. Ah, eccola qua, trovata. Tutto subito. Scarica. Tac, eccola qui. Ti stava guardando. Box inventory. Due inventory. Tre inventory. Headshot ti ho fatto, a 10 HP. Light 1. Ah, mi si rivesti. Main. Del viaggio più sicuro, ho reso la sua vettura in tempo. Sir. Grazie. Apprezzo molto. Uno è mid, uno è car, uno è squeak. Anzi, ci mancherebbe con quello che pago. Un credito. Potrebbe... quante fiamme. Non so, non vedo la distanza, mi sento poca, quindi io comincerei a frenare.
fuoco e fiamme. Mi sa che fuoco è sicuro della da parte piena, sai? No, 20 km. Ah, ok. Infatti vedo già un altro contatto. Io toglierei la moneta stealth per dare a palla energia ai motori. Entrando in drift praticamente. Quanta turbolenza. Apartment. Siamo persi. 2 km di senso. Vedo le luci. Uno Tetris, uno Side. A sto posto non c'ha punto d'atterraggio. Tetris, ma non è sul crash. Cambiato. Tetris è ovunque. Data, in chat. Ma sono retake, non sono incompleti. Ah. Sto aspettando te. Gradirei un atterraggio un po' più vicino. Ma c'è le piantine. Ci proviamo. No, è davanti alla scala, davanti alla scala. Anche perché è notte, ho paura. Ok, pannelli solari. Una diffusa. Intanto direi che mi posso alzare dal letto. E si esplode tutto. Accurtellalo. Vengo anch'io. Awarded 1 AUC. C'è una cosa interessante. Sul letto, se fai F, ti dice logout o exit bed. Ah, sì. Quindi devi provare assolutamente. Adesso ci provo, faccio il logout qui. A fare logout qui, vedi dove rispondi. Faccio subito. Quindi faccio così. Il codice ti ha pagato, giusto? Sì, ma ha pagato. Ah, questo almeno funziona. Puoi fare solo un trasporto difesa, però niente, non è. In teoria la navetta è aperta, quindi puoi. La prego di togliersi dai coglioni, grazie. In realtà non posso uscire, devo. Ezzo. Oh. Il letto. Titi. Guarda un attimo cosa succede alla navetta. Vi faccio. Aspetta. A me scende. Ok. Sono. Uno city ancora. E uno jungle. Ok. Ok, sono sul letto. E da qui faccio logout. Ah! E non succede una fava. Aspetta, no! Che sono ancora frizzato, L'ho preso, è 83. Non me l'aspettavo sta cosa. Sono ancora frizzatissimo. Short. Short, short ancora. Ok, giornata nera. Sono in caricamento per il menu. Menu. La nave è ancora, la mia è ancora lì? Sì. Guardiamo un po' quando ci mette a sparire. Se sparisce. Short. Uno appartamenti l'ultimo. In teoria
dovrebbe dare magari un tot di minuti di vulnerabilità alla nave e poi perché sparisce. Spero. Nel mentre guardo le piantine. Ma è uscito sparando mio. Quando me lo dici, faccio visit the location, vado su un altro server. Quello fa sì. E vediamo che succede. Mentre attendo, Mario, in bagno. Visto che vado in bagno, non c'è meglio di mettere la modalità da jungle. In the jungle. 62 ho fatto. Ah, fangula. Ari, eccomi. Ah, è ancora qui, quindi log dall'altra parte, via. Provo a girare dall'altra parte, vediamo che succede. Ho provato a vedere se dal trading panel comprare la nave tua, ma non comprare. No, è vero. Ah. Per te adesso che... Ah, mamma mia, i dolori, cioè, dolori ovunque. Te che adesso sei stato trasportato lì, abbandonato lì da solo. Quando riloghi lì da solo con un po' lo stronzo. Che cazzo ne so. possiamo saperlo vedendo da cosa succede a me. Sarebbe carino se compaio lì con la mia nave. Bench AVP. Spero che poi sarà quello che accade. Potrei, c'ho una nave grossa, potrei decidere di dormire nella mia nave. Jungle. La tua nave qui. Sono loading, non so che cazzo sto facendo. Sta mettendo una vita a caricare. Adesso mi spara la nave. Va un po', ci dovrebbe essere scudi accesi, credo. Mi pare aver spento solo il motore. Oh, è sparita la tua nave. Ci ha messo un pochetto, eh? Quanto ci avrà messo? 5 minuti, può essere. No, secondo me è perché ha logato un'altra parte. Ancora non ho loggato. Ma stai loggando? Può essere anche quello.
Però non credo che rimanga lì all'infinito finché non rilogo da un'altra parte. I don't know. Immagina i detriti da tun. Probabile che ci sarà un time out di 5 minuti o qualcosa del genere. Hector? E può essere anche per quello che non mi sta facendo loggare di là, proprio perché stavo aspettando che scadesse il tempo. Sono curioso di come vorranno gestire poi i server. Dovrebbero fare un server unico, punto, però diventa veramente pesante. Visto le strutture e tutto quanto, fa tutto persistente. Vai a fare in culo. Un altro jungle. Server. Low HP. No, il mondo è uno, i server sono molteplici. Per esempio, se io logo in un server dove... ti dici che quel... in quel pianeta, quel settore l'hai comprato te, quell'angolino di pianeta te lo sei comprato, è tuo, se sei loggato c'è, se non sei loggato non c'è, ma in ogni server che loghi quello lì è sempre tuo. Il settore mio lo gestisco io. Allora il mondo, un city, uno, no, scusa, l'universo è uno, i server sono una miriade, poi l'universo verrà spacchettato, spezzettato in più server. Ah, nel senso, quando te vai con Quantum Jam da punto A a punto B cambi server. Esatto. Ah, ok, così sì, sa senso. Poi dopo... Perché se no, io loggo, c'ho un pezzo di pianeta, l'altro log c'ha lo stesso pezzo di pianeta, cosa famo? No. A pugni. O fanno istanziate le zone che puoi comprare istanziata. No, non è istanziata, non è semplicemente più... ogni... scacchetto dell'universo sarà un server e ci avrà un limite massimo di giocatori, in teoria. Ci sta. Poi mette che magari sono 2000 giocatori la zona dei Crusader, quindi se hai 2000 sì. A Crusader non ci vai. C'è ancora il loading. Posso modificare una scena da OBS senza switchare? Scena. Devi fare modalità studio. Kitchen, uno bench. E da dove si fa? Infatti già me l'ha fatto. Piro. Da dove lo faccio? Ma porca troia, 5 HP verso jungle. Tails, sono in due. Da dove la faccio la cosa, Cypher? Cosa? Da studio. Ah, che fianco... No, vedevo il tasto. Vabbè. No, questa è la transizione, però. Infatti così non vorrei... No, la modalità studio ti fa vedere due scene affiancate. Esatto, quale devo andare a modificare? Seleziona quella che devi modificare, in basso, e modifichi. Quindi direi che sarebbe... così. La cosa è geniale. Ok. Ancora stai in caricamento? Sì, sono ancora in caricamento. Maia, ma come cazzo fai a entrare così? Un city. Siamo parlato sicuro. Sto mettendo veramente troppo tempo.
Te adesso hai visto fa modifiche qualcosa, Cypher? No. Ho fatto la transizione, ho modificato un po' in immagine, robe varie, te non l'hai visto. No. Hai visto sempre il loading. Sì, sì. Tanto finché non fai transizione non ti cambia. Esatto. Anche io mi aspettavo che a sinistra era quello che stava proiettando, a destra sarebbe stata la transizione poi. Invece in verità. No. Allora, siamo a 2 ore 06 di live. Direi che aspetto ai 2:10. No, neanche. 2:10, facciamo 2:10. A 2:10 poi, perché ragazzi, come va. Ninja. Tanto non... E chiudiamo e lascio la live. O allora su Counter Strike o la prendo io poi su Final Fantasy. Tanto non sa da fare. Speravo un qualcosa di più. Quando dovrebbe uscire la prossima? Tra tre mesi. Occhi croce l'anno prossimo. Quindi esattamente tra tre mesi. Sì, considerando che sono sorpresi fino all'ultimo minuto per far uscire questa. Faremo uscire la 3.1 entro i tre mesi. Beatrice. 31.03 hanno fatto uscire. È saltato sulle scale, è andato in Tetris e nessuno l'ha cagato. Ho callato quando mi ha fatto fuori. Niente ragazzi, la chiudo così. Allora mettiamo subito. Voilà. Panda Space. Mi abbasso. Per l'uomo che non deve chiedere mai. Adesso facciamo una piccola chiusura. No. Sto modificando un paio di parametri, ma non mi riesce. Allora esco, Cypher. Sì. Aspetta, voglio vedere. Non sloggare, Pimo. Voglio vedere se ho qualche arma da darti. Mi sono rotto il cazzo. Intanto il problema mio dell'account mio di Steam è che non posso vendere nient'altro perché. Ma te lo regalo. E allora? Che vendere? Scambio? Non potrai di fare scambio. Ah, ho capito. Ma io non sono loggato con l'account di Steam, eh. Aspetta, ci loggo. Se a parte che se, a parte che ora che ci penso, se io poi loggo col tuo posso. Puoi far tutto a te. Andiamo. Allora, ragazzi, concludiamo qua. Si è visto che di giocabile c'è poco nulla. Miglioramenti c'è qualcosina sul frame rate, direi, ma altro no. Il beacon funziona. Quello funziona bene e potrebbe andare a svilupparsi in maniera grossa. Potrebbe diventare una gran figata in game. Bisogna vedere poi dopo. Anche i giocatori come la sfrutteranno, perché se te richiedi un trasporto, arriva lì il tipo e ti fucila, la volta dopo la gente te viene più a prendere. Quindi bisogna poi vedere anche che tipo di player si presenteranno su Star Citizen. Spero che la gente, cioè spero che il gioco ti obblighi a tenere comunque allora testa già a posto. Già in realtà c'è, puoi scegliere nel beacon
un sistema di rating a cui affidarti, quindi puoi mettere, Esatto. se richiedi solo persone di una certa fiducia, in teoria dovrebbe funzionare. In teoria sì. Infatti mi piace questa cosa che tramite reputazione puoi decidere. Anche perché se io chiedo un trasporto, perché sono a piedi o mi sono rotta la nave e quant'altro, posso essere ricco, avere le armi, qualsiasi cazzo roba che ti pare, ma se ti pago, non vedo perché il farti salire a bordo. Oppure non vorrei che l'esca invece sia inversa. Ovvero, io faccio richiesta che te mi vieni a prendere, richiedo anche una persona buona, quindi so che viene una persona tranquilla, ma che poi sarò io appena ti atterri a farti il culo per incularti la nave. Spero che questa cosa non succeda, ci siano in qualche modo la possibilità di anche decidere chi trasportare e chi no, che abbia un profilo di chi sto andando a prendere. Se vedo che è un figlio di Troia, non lo vado a prendere. Se so che uno ha reputazione alta, allora sì, spero che facciano una cosa più. Probabilmente funzionerà così, sì. Penso di sì. Spero che questo sistema, appunto, di poi di reputazione vada a creare una certa armonia in game. Cioè, le persone che vogliono giocare in maniera tranquilla, seria e diciamo ragionata, abbiano appunto il vantaggio della reputazione e quant'altro, e chi invece va in giro solamente per far danni e quant'altro venga subito vista come tale e appunto essendo un bandito che nessuno gli vieta di farlo abbia però i suoi lati negativi, quindi la gente non lo va a aiutare, se si avvicina in determinati porti è un casino, quindi uno abbia paura di fare questa cosa, perché se magari io faccio sempre lo stronzo, poi basta che faccio una missione, mi si resetta il profilo. Tutto un cazzo. Speriamo che sia abbastanza selettiva come cosa. Ci No, ma io penso di sì. stanno studiando tanto, un sacco di anni. Boh, vi lascio con la canzoncina classica e la bellissima immagine di Cypher. E non so se, anzi, non vi do la buonanotte, vi lascio o alla live di Cypher e Jack su Counter-Strike, oppure vi lascio e vi riprendo po tra poco su Final Fantasy. Adesso decidiamo appena chiudiamo la live. Ciao a Adesso ci tutti. picchiamo a sangue, chi vince decide. Esatto, chi vince? Ok. Ciao, Vinto. ciao, 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 ciao. Thank you.